Lì in Giappone qualcuno dice che la città di Setagaya sia luogo di fortuna e riposo, che la leggenda dei Maneki Neko sia nata proprio qui, quei famosi gatti giapponesi dal braccio perennemente in movimento. Qualcun altro invece, in Occidente, dice che l'anno 1963 porti con sé molecole di talento, delle molecole protette da un fascio aureo donate da una qualche divinità celestiale a dei piccoli neonati. Gli dèi esistono, si griderà dai 18 ai 30 anni più tardi, se pensiamo che solo quell'anno nacquero Michael Jordan, Whitney Houston e Quentin Tarantino. Ecco, se vogliamo creare un'importante connessione tra la fortuna di Setagaya e l'anno di nascita del 1963, quella piccola molecola divina sarebbe sicuramente di Mister Hideo Kojima. Suo padre si chiamava Kingo. Sembrava già avere le idee chiare su quello che sarebbe stato il destino del suo figlio più giovane. Essendo lui un farmacista che viaggiava regolarmente per affari, notò che tra i medici il nome più frequente era proprio Kojima. E così il piccolo Kojima Hideo si presentò al mondo, facendosi spazio carico di una apparente ambizione del padre. Un'ambizione che quel piccolo neonato avrebbe comunque disatteso in modo intelligente e di successo, tutto da solo. Forse anche grazie alla influenza abitudinaria che i genitori gli inculcarono, divano, film di ogni genere e provenienza, autoriale e non, ogni notte, ogni santissima notte, una famiglia unita da una passione per il cinema. A volte forse anche troppa, visto che Hideo si sentirà dire dai suoi genitori: "Guarda che non ci vai a dormire se non vedi tutto il film con noi". Ma purtroppo Kingo non vedrà mai suo figlio arrivare ad essere considerato uno degli uomini più influenti del XXI secolo, perché lascerà solo il suo ricordo, proprio quando Hideo ha più bisogno di lui e avrà compiuto 13 anni, una morte improvvisa, con tutte le sue conseguenze, comprese quelle economiche, che misero in ginocchio l'intera famiglia. Cominceranno a spostarsi più volte lungo il paese per poi stabilirsi in una meravigliosa città di 160.000 abitanti. Ricolma di fiori di ciliegio ed è riconosciuta proprio nel mondo per questo. Questa è Kawanishi, il cui nome significa letteralmente al confine del fiume, vista la poca distanza dal fiume Inagawa. Ed è proprio lì che la nostra molecola di talento trascorrerà la propria adolescenza, in solitudine, cercando di trovarsi un posto nel mondo. Ci proverà inizialmente come artista e illustratore, ma non andrà. Sentirà il peso sociale fin da subito, ovvero quello di non avere un posto di lavoro sicuro e ben pagante. Negli anni 80 esce il NES, rivoluzionando l'industria videoludica, che sarà proprio il motivo per cui Hideo si avvicinerà ai videogiochi. Proprio mentre sta frequentando l'università e la facoltà di economia, rimane folgorizzato da Super Mario Bros., che venderà 40 milioni di copie in tutto il mondo e consacrerà quello che sarà il futuro della saga. Tornando a Hideo, egli ebbe la lucidità di comprendere il potenziale di un medium ancora all'inizio del suo percorso, sottovalutato dal grande pubblico proprio perché bieco e confuso da qualcosa che comprende la parola gioco nel proprio nome. Un qualcosa che debba essere per forza associato a elementi di immaturità o fanciullezza superficiale. Cosa che non è poi tanto migliorata ai giorni nostri, ma passi in avanti si stanno facendo. Kojima alla fine scelse l'arte, non la medicina, non i numeri. Scelse la carriera videoludica per poi rivoluzionarla anche lui. È il 1984 quando Kojima, nei suoi primi passi nell'industria videoludica, non sa descrivere ciò che fa e ciò che vorrebbe fare. È molto strano, no? Sì, perché la parola game designer in Giappone non esiste ancora. Ricordatevi, siamo agli inizi e ciò che adesso è scontato per noi prima non lo era. Difatti, il buon Hideo si ritrovò a mentire più e più volte con i suoi amici sulla sua occupazione pur di togliersi questo problema. Dirà di lavorare per una società finanziaria. Discorso chiuso. Fatemi tornare alla mia ambizione, perché sì, ragazzi, si ritorna sempre lì. Nel 1986 entra a far parte di Konami, anche con una discreta difficoltà. La tecnologia dell'epoca non permetteva a questo ambizioso game designer di poter realizzare le proprie idee.
dopo vari progetti finiti nel cestino, verrà accolto dal publisher giapponese solo perché è l'unico sviluppatore di videogiochi quotato in borsa. Il primo progetto a cui lavorerà sarà Penguin Adventure. Il suo nome non fu inserito nemmeno nei riconoscimenti finali del gioco. Fece da spalla al director e si dice che casualmente quel titolo, quasi 40 anni più tardi, verrà riconosciuto come un primo schizzo di quella che sarebbe stata la tela del game design del futuro, proponendo elementi action, RPG e finali alternativi. Inizialmente sarà ancora insoddisfatto. L'MSX, su cui Konami continua a farlo lavorare, non permette di fargli spiccare il volo e vuole avere più importanza, lavorare su un qualcosa di suo. Ed è nel 1987 quando Kojima, in punta di piedi, è lì, è proprio lì, pronto a varcare la porta del dirigente di turno. Vuole licenziarsi e cercare in ogni modo di avvicinarsi a quell'altra società che tanto spaventa e che si vuole prendere tutto, ovvero Nintendo. Ma la sua vita è stravolta da occasioni. E proprio quando, torniamo ancora lì, l'ambizione che ha sembra più chiara di quella che non vede davanti ai suoi occhi, sarà la fortuna della sua terra d'origine, sarà Setagaya, sarà quel 1963 che orbita attorno alla sua testa, perché quel dirigente gli dirà che è il momento per Hideo di diventare grande, di avere un progetto completamente suo e di lavorarci da subito. Chissà cosa penserà Kingo, suo padre, sdraiato su una nuvola lì in alto nel cielo, tra sfumature arancioni, rosse e viola, con un sorrisetto stampato sulla faccia a ripetersi: che cosa mi sono perso, che cosa mi sono perso. E sì, perché il resto è storia, e la vedremo sicuramente in un altro appuntamento, con l'ambizione di sorprenderci ancora e ancora, perché la vita ti scuote, e la fortuna, beh, la fortuna te la crei da solo.